Salve cari amici e buona settimana da RST Spazio Aperto, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso. Questo spazio aperto, spazio 7, vi ricordo che è edito sempre da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con le notizie della settimana, cari amici. Domenica 25 marzo 2018, Domenica delle Palme, Papa Francesco disse: giovani, non fatevi manipolare e anestetizzare, non restate zitti e gridate. Bergoglio, durante l'omelia in piazza San Pietro, ha detto che far tacere i giovani è una tentazione che è sempre esistita. Ci sono molti modi di farli stare tranquilli perché non si coinvolgano e i loro sogni perdano quota e diventino fantasticherie rasoterra, meschine e tristi. Poi la condanna di chi manipola la realtà e crea una versione a proprio vantaggio e non ha problemi a incastrare altri per cavarsela. Insomma, è stato molto, molto fine, molto diretto Papa Francesco con queste affermazioni domenica 25 marzo, Domenica delle Palme, quando ha parlato dei giovani. E questo è vero, perché se noi oggi guardiamo la realtà dei fatti, anche se sembra che siano sempre tutti insieme i giovani, si sta perdendo quella socialità, quel modo di stare insieme che c'era una volta. Oggi si sta insieme col cellulare, col palmare, attraverso WhatsApp, attraverso i social media, si sta insieme attraverso i computer. In poche parole, non è quello stare insieme dove tu potevi toccare, potevi stringere la mano alla persona con la quale devi parlare, che è molto diverso. Quindi si sta perdendo questo, e in più la manipolazione si fa molto forte, stringente, perché oggi non esiste più un'informazione reale, un'informazione vera. Esiste un'informazione pilotata, un'informazione dove dicono che io devo farti sapere quello che voglio, tu altro non devi fare. E invece no, cari amici. Radio Science, RST Science cerca di instillare in voi la voglia di scoprire, la voglia di cercare, dandovi gli spunti, non le soluzioni. Vi diamo gli spunti per cercare gli argomenti e trovare le risposte, e solo facendo in questo modo potete essere veramente liberi. Lunedì 26 marzo, Sicilia, c'è stato un refuso nella legge finanziaria che abolisce la soprintendenza per i beni culturali, e hanno detto che si doveva correggere, qualcuno li ha chiamati incompetenti, in effetti lo si è. Perché come si fa a fare con attenzione una legge dove addirittura si abolisce la soprintendenza per i beni culturali? La bozza della manovra era nell'articolo scritto, insomma, manovra abolisce la norma che istituisce gli organi per la tutela dei beni culturali e paesaggistici. Comunque fonti dell'assessorato parlano di un errore materiale, ma le opposizioni sono andate all'attacco. Il Movimento 5 Stelle disse che la giunta Musumeci è composta da giuristi sopraffini, facendo una battuta. Fava disse: scarsa attenzione su uno degli asset strategici. Sgarbi, che è stato condannato perché non andava a lavorare alla soprintendenza, è stato provocatorio dicendo: cancelliamole davvero, insomma. Martedì 27 marzo, Roma, ha arrestato un maestro di scuola materna per abusi sessuali su bambine dai 3 ai 5 anni. Questa è una delle cose più vergognose che un essere umano possa fare. Dopo le denunce presentate alle forze dell'ordine dai genitori, che preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola, insomma, i carabinieri del nucleo investigativo sono andati all'istituto scolastico in questione. Hanno installato delle telecamere nascoste e hanno colto il maestro sul fatto, in atteggiamenti non equivocabili.
Invece poi in un altro caso, ad Avellino, è stato arrestato uno stalking, è stato arrestato per stalking, violenza sessuale, un professore di 40 anni. Insomma, in poche parole, io lo porto a scuola mio figlio, mia figlia, insomma, e non ho la certezza che sia, diciamo, protetto. E questa è una cosa vergognosa. Bisognerà a queste persone, una volta stabiliti i processi, insomma, punirli severamente. Non basterà un licenziamento. Non è una cosa semplice, insomma. Mercoledì 28 marzo 2018 si è parlato del reddito cittadinanza. Boeri addirittura ha alzato le stime dicendo che costerebbero 35-38 miliardi. E poi c'è già quello di inclusione, sempre ha detto Boeri. E il Movimento 5 Stelle ha replicato che è falso. Ma la verità dove sta? Staremo a vedere. Comunque il presidente dell'INPS ha detto: abbiamo rifatto i calcoli alla luce dei dati più recenti, combinando le nostre informazioni con quelle dell'Agenzia delle Entrate. La misura proposta dai pentastellati richiede 35-38 miliardi. Gentiloni ha detto: il paese non può permettersi una fiera della verità, ma i capigruppo 5 Stelle di Camera e Senato hanno detto basta bugie. Istat ha calcolato in 14,9 miliardi la spesa annua, più 2 miliardi per i centri per l'impiego. Io vorrei sapere dove è la verità di tutto questo. Comunque i soldi si potrebbero sempre trovare. Usciamo dalla NATO e abbiamo trovato già i soldi per questo, insomma. Basta uscire da una coalizione di delinquenti come la NATO e troviamo, insomma, i soldi, risparmiamo i soldi per poter, diciamo, avere questo reddito di cittadinanza. Giovedì 29 marzo, invece, Papa Francesco, sempre dal Vaticano, c'è stata una smentita con Scalfari, perché c'è stata un'intervista fatta da Scalfari al Papa Francesco. Insomma, il Vaticano ha detto: non c'è nessuna intervista, non sono le parole del Santo Padre quelle che furono pubblicate. Mercoledì il quotidiano ha pubblicato un dialogo tra il fondatore e il pontefice, ma la sala stampa, per la terza volta, prende le distanze. Nessun virgolettato deve essere considerato come cioè come una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre. Hanno suscitato imbarazzo la frase in cui Francesco negherebbe l'esistenza dell'inferno e il passaggio sul Papa che fa sulla politica. Si vede, non so chi ha ragione in questo caso. Perché poi mi sembra che durante la settimana dopo giovedì non è che si sia letto altro. Quindi non so, è finito tutto lì? Ma la verità la sapremo. Scalfari ha ragione o ha torto? Il Papa ha ragione o ha torto? Insomma, non lo so, non lo sapremo. Mentre venerdì 30 marzo c'è stato un brutto affare a Gaza, una guerriglia al confine. L'esercito israeliano ha sparato, i morti nel primo articolo erano 14, ma mi sembra che poi sono passato a 16 o 17. Si parla di 1200 i feriti e Abu Mazen ha detto che è un lutto per i martiri. Migliaia di persone hanno manifestato lungo la barriera per celebrare lo sciopero generale del 30 marzo del 1976. Secondo l'esercito dello Stato ebraico, e questi manifestanti hanno bruciato pneumatici, hanno lanciato bombe Molotov e pietre contro la barriera. I militari hanno risposto con misure di dispersione dei disordini e sparando verso i principali istigatori, schierati oltre 100 cecchini. Quindi questo, se hanno schierato 100 cecchini, vuol dire che sono una massa di delinquenti. Cioè un cecchino è uno che uccide, spara per uccidere. Quindi 100 cecchini, se sono stati schierati, vuol dire che sono stati schierati per uccidere. Queste lo hanno fatto durante la manifestazione. Il presidente palestinese comunque ha deciso per domani un giorno di lutto nazionale, sarebbe stato sabato, il giorno dopo. Resta sempre la stessa questione sulla striscia di Gaza, tra israeliani e palestinesi. Fin quando non aboliremo il governo israeliano, non riporteremo alla normalità Israele senza farli sentire i padroni del mondo,
perché non sono nessuno, anzi, gli israeliani sono gli ebrei sono quella gente che ha ucciso il nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamoci, ha fatto di tutto per ucciderlo, quindi ci possiamo aspettare di tutto da questa gente. Sabato 31 marzo 2018, ultima notizia della settimana, quindi scusatemi, ieri, oggi, anzi, non vi ho fatti gli auguri, buona Pasqua oggi, 1º aprile. Sembra un pesce d'aprile oggi questa rassegna stampa. Cosa ne dite, cari amici? Bardo Necchia, la polizia di Dogana Francese fa irruzione in centro per migranti. Non avevano diritto di entrare. Su questa faccenda potete seguire uno speciale che abbiamo fatto ieri, appunto, che dura 19-20 minuti, uno speciale su questa situazione che l'abbiamo fatto perché ci siamo sentiti un po' indignati noi come italiani a questa irruzione della polizia della Dogana Francese. Perché sono entrati sul territorio italiano e hanno fatto i cavoli loro senza che nessuno li fermasse. Anche secondo me la nostra polizia forse ha avuto paura di contrastare questa gente, perché da quello che ho sentito e ho letto era stata chiamata la polizia che era anche arrivata sul posto. Quindi non si sa, però insomma nell'articolo riporta che c'è stata una grave ingerenza, che è inaccettabile appunto all'operato dell'ONG perché e addirittura delle istituzioni italiane. E lo denuncia appunto sul profilo Facebook Rainbow for Africa, che è questa ONG che si trova sul posto, insomma, per assistere questi migranti. Insomma, cinque agenti della Dogana francese sarebbero entrati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, costringendo un migrante a sottoporsi al test delle urine. Ricordo che questo speciale lo trovate sia su Facebook che sulla nostra pagina, sia sulla nostra pagina Facebook, scusatemi, che sulla nostra pagina YouTube. Uno speciale appena fatto dove potrete far vedere le idee. Noi ci sarà una mia presentazione, troverete la mia presentazione, ma dopo io vi farò ascoltare 5 minuti di interviste sul posto per la questione. Comunque, per me resta sempre grave il fatto che una polizia straniera faccia quello che vuole sul suolo italiano. A casa mia io voglio che le polizie straniere vengano a fare i loro porci comodi. I loro porci comodi se ne fanno a casa loro. Macron, fatti pulire i gabinetti dai tuoi poliziotti a casa tua, ma non venire a casa nostra. Bene, cari amici, con questo è tutto. La nostra rassegna stampa settimanale, RST, appunto, RST Spazio 7, termina qui. Noi ci risentiremo la prossima settimana con altre notizie. Riporteremo che verranno durante la settimana e vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Science e Pianeta CDV, OGTV. RST Science lo trovate sul sito www.radioscience.it, mentre Pianeta OGTV lo trovate sul sito www.pianetaogtv.net. Vi auguro una buona Pasqua, una buona domenica, che questo settimanale va di domenica, e una buona settimana prossima, che insomma, che le cose vi possano andare sempre bene. Comunque seguiteci perché ricordatevi che noi siamo sempre sul pezzo e siamo sempre per l'informazione libera, quindi non dimenticate, anzi passate parola. Vi auguro di nuovo buona Pasqua e a risentirci e buon proseguimento con la programmazione.